Salsicce della nonna, a punta di coltello. Oggi facciamo le salsicce all'antica maniera. La dose è questa, il 60% di carne e il 40% di grasso. Di alcuni imbuti, io mi sono inventata imbuti semplici che ho tagliato e poi limato. Degli ottimi coltelli, peperoncino, finocchietto, io uso il finocchietto selvatico, ago, sale e le budella, anche dello spago. Andiamo a tagliare la carne, finissima, a punta di coltello. Pesiamo la carne, mettiamo il sale, il peperoncino, il finocchietto e mescoliamo. Dopo aver mescolato per bene, mettiamo uno scoffinaccio sopra e lasciamo riposare per 4 ore. Dopo il tempo di riposo, ecco qui la nostra carne. Adesso possiamo insaccare. Mi preparo una vaschetta. Avevo provveduto a mettere le budella in acqua. Le sciolgo e taglio all'incirca così, di questa lunghezza. E vado ad infilare nell'imbuto. Tagliamo adesso un filo lungo tanto. Ed andiamo a legare il budello alla fine. Cominciamo ad insaccare. Teniamo con le due dita qui il budello nell'imbuto ed insacchiamo. Abbiamo del vuoto. Con l'ago andiamo a puntellare e con l'altra mano andiamo a pressare. Arrivati al termine, puntellate nuovamente e legate con l'altra parte del filo. Adesso andiamo a posare la nostra salsiccia. Le nostre salsicce sono pronte. Se le vogliamo fresche, basta conservarle in congelatore. Ma noi andiamo a desiccarle, e cioè a stagionarle.
Mettiamo appese le salsicce in un luogo fresco e buio e lasciamole stagionare per circa 5 giorni, il tempo necessario che diventano dure. A volte può durare anche 7 giorni. Voi tastatele, devono essere un po' dure. In un altro video vi mostrerò come conservarle.